Gesuita cattolico, devi sapere che non fa soltanto informazione, ma che fa, diciamo la parola grossa, evangelizzazione. Cioè vuol diffondere una visione della vita cristiana tramite appunto il suo informazione. Quindi diciamo che un giurista cattolico dovrebbe sentire il suo lavoro come un carisma, come un impegno di servizio ecclesiale anche verso il mondo, un impegno di carità non materiale ma spirituale, informativa, e quindi vivere questo suo servizio e anche questo suo lavoro proprio come una missione. E qual è il suo giudizio sulla stampa italiana e anche un consiglio ai lettori su come possono anche oltrepassare gli inevitabili inganni che è la soggettività? Guarda, la stampa italiana secondo me si sta politicizzando in maniera paurosa, nel senso che tutti si stanno schierando da una parte o dall'altra, no? E fanno sempre un'informazione politicamente interpretata per fare battaglia politica. Questo secondo me è un deterioramento dell'informazione italiana, quindi bisogna che i lettori lo capiscano, lo vedano, perché e chiedano ai giornali di fare un salto di qualità. Quindi per questo motivo i giornali di ispirazione cristiana dovrebbero non entrare in questa spirale, ma veramente fare un'informazione il più possibile oggettiva, intelligente, al di fuori della politica, profetica. Per la Fitch invece sono in arrivo buone notizie per quanto riguarda le tariffe postali, ce lo può spiegare? Per la Fitch dovrebbero essere in arrivo buone notizie, speriamo, nel senso che come noi abbiamo richiesto ed è stato inserito nel decreto che dovrà essere firmato a giorni, no, i nostri giornali verrebbero equiparati ai quotidiani, sia dal punto di vista delle tariffe, sia dal punto di vista dei tempi di distribuzione. E quindi per noi è una grande vittoria, perché questa equiparazione la stiamo chiedendo da almeno 30 anni.